tutti e benvenuti in questa nuova puntata, questa volta culinaria, de Il Crimi Natale. Crimi Natale, Crimi Natale, Crimi Natale, Crimi Natale. Allora, oggi voglio svelarvi la mia ricetta della cioccolata calda. Io ho una ricetta per la cioccolata calda che è brevettata e piace sempre a tutti quanti. Mi chiedono di farla continuamente e pesiamo quindi tipo 500 kg in più alla fine delle vacanze, perché non è una ricetta proprio proprio magra. Ma a Natale chi vi fa la cioccolata calda magra? No, ok? No, non è una cosa di questo mondo, dopo Natale. Quindi oggi vi faccio vedere una ricetta che è in parte inglese, in parte italiana e che non prevede assolutamente l'uso di ciobar. L'uso di ciobar si può fare per altre cose, anzi lo utilizzeremo per un regalo dell'ultimo minuto da fare e potrebbe esserci utile. Ma adesso iniziamo subito con i procedimenti, vi lascio la ricetta. Per realizzare la ricetta ci servono panna, sale, sorprendentemente sale, cacao amaro, latte intero, zucchero e cioccolata fondente. La mia preferita è quella della Lindt. Iniziamo spezzettando proprio la cioccolata, quindi semplicemente la togliamo dall'involucro e per due persone ne selezioniamo 8 quadretti, mi pare, sì, 8 quadretti. L'andiamo a spezzettare. Il peso in realtà è circa 20 grammi. Poi la andiamo a mettere in una tazza che ci servirà dopo per scioglierla al microonde. Prima di sciogliere la cioccolata andiamo a versare 2 tazze di latte intero in un pentolino. Teniamo il fuoco basso e iniziamo a metterci delle spezie. Oltre agli ingredienti di prima potete mettere delle spezie, in questo caso la cannella. Metto anche 3 cucchiaini di zucchero, sempre per 2 tazze di cioccolata calda, e un pizzico di sale. Il sale serve ad esaltare il sapore del cioccolato, è una combinazione incredibile. Una volta provata, io non l'ho più abbandonata e la adoro. Provateci, mi saprete dire che cos'è il sale con la cioccolata. Poi vado a mettere 2 cucchiai di cacao amaro e vado sempre a mescolare. Utilizzo la frusta al posto del cucchiaio perché rompe oggettivamente meglio i grumi e non giro soltanto, faccio anche proprio il movimento per frustare il latte. La temperatura del latte massima, per farvi capire, deve essere quella di sobbollizione. Vedete che vengono queste piccole bolle leggermente sotto la superficie nel perimetro del pentolino. Vado a sciogliere la cioccolata in microonde. Andate di 30 secondi in 30 secondi e mescolatela perché parte a sciogliersi dal centro e quindi i pezzi fuori sembrano sempre solidi, in realtà è sciolta. Vado a mescolare la cioccolata sciolta con la mia mistura di latte, cacao, spezie, sale, eccetera. La mescolo sempre con la frusta e in realtà la nostra cioccolata è già pronta ed è già fantastica. Ci sarà già un profumo fenomenale in cucina, avrete già tutti lì che vogliono venire a mangiarvela dal pentolino. Spegnete il fuoco e andate a versarla in una tazza. Questa tazza qui, che so che me lo chiederete, è di Ikea, molto semplicemente pagata qualche euro. Vedo dal video che la cioccolata sembra super grumosa, in realtà non lo era. Ora andate a montare la panna per un plus. Io ho ritinteggiato la cucina perché ho messo una velocità troppo alta e aggiungete un abbondante topping di panna. Sopra io mi diverto anche a metterci delle codette, delle decorazioncine, dei confettini, in questo caso metto dei confettini di cioccolato e delle codette, poi successivamente tutte colorate. E ecco qua, questa è la nostra cioccolata, buonissima, golosissima, grassissima. Ragazzi, sta roba si può fare 1 o 2 volte l'anno e basta. Cioè, nel senso, io quando mi faccio una cioccolata calda voglio questa, non voglio il ciobar. Il ciobar non mi sa di niente. Io 2 volte l'anno la mangio, 2 volte l'anno deve essere così. E mi piace da morire, non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate anche voi. Bene, io spero che questa cioccolata calda vi sia piaciuta. Fatemi sapere se la rifate con i vostri amici, parenti. Insomma, voglio vedere le vostre foto della mia cioccolata calda con il mio tag. E se utilizzate l'hashtag Creamy Do It Yourself o Creamy Ricetta oppure anche solo Creamy Natale, vi riposto molto molto volentieri nelle mie stories. Io vi auguro un fantastico Creamy Time of the Year e ci vediamo al prossimo video.